La crisi di liquidità dovuta alla stretta creditizia delle banche al centro della seduta straordinaria della Consulta per lo sviluppo, voluta dalle organizzazioni imprenditoriali con la partecipazione del presidente regionale dell'ABI, Bruno Presidente. Il credito alle imprese solo in Abruzzo vale 12 miliardi di euro e nel quarto trimestre del 2011 si è praticamente paralizzato. Le banche, nonostante l'iniezione di liquidità della BCE, faticano a concedere prestiti alle imprese in sofferenza per la mancanza di commesse e per il blocco dei pagamenti da parte dei creditori, primo tra tutti lo Stato. Dobbiamo stare sia il mondo che produce, le organizzazioni datoriali, l'ABI e la politica tutti assieme per vedere di risolvere questo problema che ormai ci sta soffocando. Ma all'ABI noi quello che chiediamo è di accelerare su tutta una serie di convenzioni che possono fare con le associazioni datoriali e con i confidi per poter soddisfare le richieste delle imprese. Un ruolo importante avranno oggi nel voler trasportare qui quell'accordo nazionale tra l'ABI e le banche per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione. È stato fatto un accordo nazionale e vogliamo vedere se anche qui in Abruzzo ABI e banche vogliono portare questa iniziativa importante. Il presidente della regione Gianni Chiodi vede nel rafforzamento dei consorzi fidi e nell'aggregazione delle imprese l'unica possibilità di uscita da una crisi che sembra acuirsi sempre di più. Qui andiamo ancora con una rivendicazione su modelli talmente obsoleti e talmente costruiti da una cultura che era una cultura insomma del piccolo, del microscopico, dell'orticello, dell'interessuccio. Purtroppo i tempi richiedono queste scelte difficili. Cerchiamo di fare un passo avanti sapendo che la crisi è una crisi violentissima e che credo che non si arresti, anche se devo dire che per quanto ci riguarda negli ultimi 2 anni forse ci siamo difesi un po' meglio, questo è merito degli imprenditori, anche merito del sistema bancario evidentemente abruzzese e anche merito del sistema sindacale che ha consentito alcune operazioni che sono state poi utili alla, diciamo, magari alla sopravvivenza delle aziende o alla ripresa di alcuni processi.